Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Yoshi's Woolly World. Ok, cambiamo innanzitutto subito all'inizio lo Yoshi. Ci prendiamo quello che avevamo vinto l'altra volta, lo Yoshi Caramella, se non sbaglio, mi pare che si chiami così. Figo questo, mi piace. E in questo episodio andiamo appunto a iniziare la parte con il livello 1-4, Fortezza di Tantatalpona. Ok, vabbè, tralasciando il nome. Gioca senza spille, chiaramente. Ok, spero che niente, questo gameplay vi stia piacendo. Io in realtà adesso registrerò un po' di parti e poi caricherò, perché adesso mi devo portare un po' avanti col lavoro, soprattutto perché poi ci avviciniamo a Natale e il tempo sarà sicuramente minore e anche la voglia, perché sicuramente giocherò a molte altre cose durante le vacanze di Natale, quindi qua è fottuta. Che cazzo è? Ok, c'era qualcosa sottoterra, un tremors probabilmente. Ok, qua vediamo un po'. Allora, mi piace un sacco questo Yoshi, bellissimo. Ok, dunque, ma baffa culo. Oh, per la miseria, cominciamo bene. Ok, qua subito un po' di cuori. Regina di cuori. Dammi le colori. Oh, fottuta talpa, vieni qua. Ok, qua. Ok, possiamo snodare questi nodi. Sono nodi, li snodiamo giustamente. Perfetto. Vediamo se riusciamo a mantenere diciamo, le aspettative di tutto. Oh, attenzione, passa. Di quello che abbiamo fatto finora, ovvero continuare a raccogliere tutto. Fuck. Ok. Perché finora sembrerebbe che ce la stiamo facendo. Ok, qua tu muori. Fammi ancora passare di qua, voglio vedere se c'è tipo qualcosa qua in mezzo che compare. Fammi un po' vedere. Se riusciamo a non far. Ci colpì, ah, colpire, no, mi sa che lì non c'è niente. E comunque nel dubbio potremmo anche andarcene avanti. Qua c'è qualcosa. No, via. Tanto bellissima questa musica. Col basso slappato, molto faigo. Ok, sì, ok, vabbè. Checkpoint. C'è un passaggio di sopra che però raggiungeremo immagino dopo. Ok, qua queste cose mi ricordano molto il vecchio Yoshi's Island. E qua, classiche fiammelle salterine, come se non ci fosse un domani. Ok, muori, yeah, bleh. Ok, di qua dunque. Oh, attenzione a non cadere di sotto però, per la miseria. Ok, oh, andiamo su di qua a prendere questo secondo gomitolo. Di qua, no, penso non ci sia nulla di qua. Comunque, adesso andiamo prima da questa parte, su questa piattaforma che abbiamo creato. Voi morite, oh yes. Ho distrutto anche una fiammella là sotto. Qua però. Ok, sono riuscito a fare questo alla fine. Qua, dunque, fiore e altre spillette. Ok, con una toppa timbro all'interno. Molto bene, molto bene. Ok, dunque, cerchiamo di analizzare tutti i possibili scenari. Là c'è un fiore, l'ho visto. Vedo, e pensavi di andare. Ok. Beh, cerca di mangiarlo, ma giustamente è un po' caldo. Oh, per la miseria, stavo per cadere. No, vieni qua. Ok, perfetto. Finora sembrerebbe che io abbia preso tutto. Sembrerebbe. Dunque, cosa facciamo? Andiamo prima di qua. Vabbè, vediamo. Perché c'era anche il passaggio dall'altra parte. Ok, qua devo far girare il tutto per prendere le altre due spillette. Qua c'è qualcosa? No. C'era qualcosa qua. Ah, beccati questo. Ok, semplicemente dei cosi, dei cuoricini. Ok, c'è un altro qua. Oh. Ok, perfetto. Questi prendiamoli tutti perché magari c'è qualche toppa timbro. Ah, ma ho già preso tutto? Ah, ma sono cadute. Perfetto. Pensavo fossero ancora sopra, le stavo aspettando. Invece no, erano già cadute di sotto. Ok, qua c'è qualcosa. No. Oh, cazzo. Oh. Ok, ah, tanto qua ci sono ancora questi da prendere. Ma tanto qua posso, sotto posso scendere. Allora, cazzo, impazzisco a fare. Ok, perfetto. Pensavo ci fosse il vuoto cosmico qua sotto, in realtà no. Quindi, boh, una buona cosa. Qua c'è qualcosa qua su? No. Perfetto. Qui niente. Qua in metà? No, nemmeno. Bisogna esaminare tutto. Ok, pam. Pam. Che ho, madre. Oh, eccolo qua. Perfetto, c'era un gomitolo da raccogliere. Perfetto, ancora queste due perline e poi ce ne andiamo. Oh, mamma mia. Mamma mia. Ok, di qua voi morite. Good. Tra l'altro, per far completare il coso, il bestiario al 100%,
e vedere quindi tutti i nemici all'interno della galleria. Dovremo colpire tutti i nemici, cioè dovremo sbloccare tutte le schede dei nemici. Però come si ottengono queste schede dei nemici? Si ottengono quando c'è nulla, colpendoli con i gomitoli, con le uova, insomma, con quello che è. Perché altrimenti se li uccidiamo in maniera normale non compaiono tutti, quindi bisogna tutti quanti colpirli. Quindi cerchiamo magari di farla questa cosa. Ok, qua. Oh, talpe! Talpe come se non ci fosse un domani. Morite! Morite! Allora. Oh! Minchia, per un pelo! Ok. Qua c'è qualcosa? Yes! Telefonata questa. Ok. Good. Poi, di qua? No. E di qua? No. Vabbè. Dunque, finora come siamo messi? Ancora 4 monete timbro, toppe timbro, 2 fiori e 2 gomitoli. Ma va a vedere che forse magari ce la facciamo pure. Vabbè, niente, pensavo che lassù ci fosse qualcosa, in realtà no. Ok, ah, beccati questo. Eccolo qui, un gomitolo. Me lo sarei perso questo, in maniera molto easy. Oh, eccolo qua, un altro di questi punti interrogativi con un altro fiore, molto bene. No, mi sono già preso un fiore però, cazzo. Eh no. E mi sono già preso un fiore, no, dai, che palle, no, non ci posso credere. Quindi questo vuol dire che devo rifare poi il livello. A meno che non ci sia qualcosa qua, no, e ho qualcosa qua, no, va bene. Mi sono preso un fiore, quindi dovremo poi rifarlo questo livello, vabbè, non fa niente. D'altra parte li sto facendo adesso per la prima volta questi livelli. Ah, fuck, porca troia. E tra l'altro non ho neanche più uova da lanciare. Cioè, li sto facendo adesso per la prima volta questi livelli, quindi insomma, se non riesco a fare subito tutti al 100%, ci può anche stare come cosa. Perfetto, qua mi mancherebbe ancora una moneta e un fiore. In realtà li sto ancora facendo bene per essere la prima volta, però, tanto qua mi servirebbe avere delle uova per raccogliere. Ah, ecco qua, perfetto. Bastava chiamare. Basta chiamare. Ok, good. Andiamo un attimino indietro, andiamo a raccogliere qua. Qua potremmo anche passare perché è probabile che ci sia qualcosa su questi scalini. Allora, fammi andare. Ok. Certo. Good. Ah, eccolo qua, il gomitolo. Almeno questo l'abbiamo preso tutti. L'abbiamo preso tutti questi gomitoli, va bene. Tra l'altro tutti marroni, quindi immagino ci darà uno Yoshi monocromo. Perfetto, quindi almeno la vita l'ho recuperata al 100%. Va bene, ora possiamo tranquillamente andare alla fine. Ci manca ancora una moneta. Ah, veloce! Manca ancora una moneta, una toppa timbro e un fiore che non ho trovato. Vabbè, non fa niente. Immagino che sia qua, toppa timbro. Yes, fuck, muori. Ok, grazie. E niente, lo rifaremo poi. Caricamento in corso, beh, chiaramente. Vuoi non fare un caricamento di almeno 20 minuti? Gioco Wii U. Ah, tra l'altro qua è vero, era una fortezza. Quindi c'è un boss da affrontare. Ok. Kamek. Cosa? Potete darmi la caccia quanto vi pare, ma non vi restituirò mai i gomitoli. Ora, tanta talpona ti darà del filo da torcere. Giustamente del filo da torcere, perché in un gioco del genere cosa vuoi dare? Ovviamente. Ah, bene. Dunque, siamo attenti a non farci colpire. Perché almeno cerchiamo di tenere almeno la vita al massimo, così è una cosa in meno che dobbiamo poi fare. Ok, qua che cazzo devo fare? Non lo so. Aspetta, immagino che dovrò tipo colpirla in qualche modo. Ok, qua sul culo, perfetto, mazzata. Ok, quindi penso sia questo il meccanismo. Ok, ma ha lanciato, cazzo. Ma qua che cacchio fa? Vaffanculo. Oh, non rompere con queste fottute palle spinate. Ok, salta fuori. Ok, colpito e boom, inculata. Yeah, perfetto. Ora stiamo di nuovo attenti perché, ovviamente, questa immagino che salti. Beh, questa era telefonatissima. Cambiava il colore, quindi cambiava anche la meccanica. Era proprio telefonata questa. Ok, perfetto. E voilà, terzo colpo. Yeah, peccato per quel fiore, per la miseria. Peccato, devo essermelo proprio perso in qualche punto stupido. Ci sarà qualche blocco di quelli con le ali che non ho attivato in giro, sicuramente. Vabbè, non fa niente. Comunque abbiamo preso praticamente tutto, sì. Rifaremo poi, poi vediamo, insomma. Adesso noi ce lo giochiamo così, tanto io me lo volevo giocare comunque per i fatti miei, essendo il mio regalo di Natale della mia fidanzata, che ringrazio e saluto, tra l'altro. E quindi niente, me lo devo giocare comunque per i fatti miei. Però,
se quando abbiamo finito tutto, poi abbiamo voglia di rifarci i livelli per tutti i collezionabili, vedremo poi. Hai ottenuto una nuova spilla del potere. Ah, ok. Quindi un'altra di quelle che si possono utilizzare all'inizio livello. Qua, molto bene. Nuovo Yoshi. Un Yoshi mucca, cos'è? Hai composto Yoshi caffè. Ma dai, che figo. Ok. Perfetto, e quindi ci si apre la strada per il quinto livello. Tra l'altro durano poco questi livelli, mi hanno detto. Comunque, andiamo adesso a cambiare Yoshi. Prendiamoci questo, Yoshi Caffè. Woohoo! Yeah! E andiamo a fare il livello 1-5. Collina dei mulini a maglia. Beh, certo, non potrà essere mulini a vento, ovviamente. E questa nuova spilla del potere ci permette. Dunque, anche se precipiti, torni su rimbalzando. Costa ben 7500 spillette, ma noi, ovviamente, non le useremo. Continueremo a giocare in maniera ad hardcore gamer potente. Ok, Collina dei Mulini a maglia. Ok, mi sembra già un bel titolo per un livello. Oh, ma che bello! Ma quanto sono belli questi livelli! Oh, ma veramente di una dolcezza e di una bellezza veramente inimitabile. Ok, qua guardate ci fosse stato qualche interruttore da far apparire, ma non c'è nulla, quindi va bene così. Ok, qui c'è qualcosa. No, noi cercheremo di esaminare tutto il possibile, perché almeno, insomma, i livelli che riusciamo a finire al 100% ce li spariamo subito. Qua, ok, avevo visto la pianta che nascondeva qualcosa. Ah, qua, ecco qua, dobbiamo far comparire le pale. Ok. Perfetto. Ok, raccogliamo questi e poi ci andiamo a prendere di nuovo un po' di gomitoli di lana. Tu muori, tanto per cominciare, good. Ma in realtà anche se non torniamo indietro non fa niente, tanto qua, ok, good. Ah, un fiore, che è il primo, sì, il primo ovviamente, che okay, qua non c'è null'altro, torna su, qua c'è qualcosa di nascosto, sembrerebbe di no, tu muori, fuck, ok, ok, perfetto, tanto non ho più uova, ma c'è questo che ci viene in soccorso. Come c'era appunto in Yoshi's Island. Figata questa cosa. Ok, ah, qua è il primo gomitolo. Oh yeah. Va bene, scendiamo giù di qua adesso però. Dobbiamo far comparire quelle pale, quindi ci servono un po' di uova. Ok, riesco a prenderla così. Quella, yes. Ok, recuperiamone un po'. Sono tutte molto, molto, molto colorate. Non me le sparare giù per il dirupo però. Lasciamole qua. Ok, ciao ciao, io me ne vado. Qua in metà ci sarà mica qualcosa? No. Dunque, su di qua compare nulla? No, io cerco di guardare sempre tutto, quindi sarò un po' scrupoloso, perdonatemi se vi stufate, ma cerco di trovare il tutto subito, in modo da dover fare meno cose poi più avanti. Tanto ho fatto comparire una pala senza volere laggiù, va bene. Qua? No, non c'è nulla, sembrava in realtà. Ok, qua, una farfalla a forma di fiocco, dove va? Ah, figata, va a posizionarsi qua e troviamo un gomitolo, il secondo. Yeah, good. Qua muori, grandissimo. Qua mi sa di sicuro di passaggio secco. L'avevo proprio immaginato facile facile questo. Ok, andiamo su di qua. Good. Sì, qua attiviamo questo. Di qua c'è ancora qualcosa. Ok, tutte strade extra queste che ci andiamo a esaminare. Good, qua ci prendiamo di nuovo qualche gomitolozzo. Via. E andiamo a far comparire ancora le ultime pale del mulino. Così almeno possiamo andare avanti. Perfetto. Boh, ah, tra l'altro, qua sotto c'è qualcosa? No, ok, perfetto. Pensavo ci fosse qualche passaggio segreto. Come potete vedere, sono un pochino scrupoloso, un pochino rompipalle. Ma voglio vedere se c'è tutto. Perché mi piacerebbe puntare al 100% di questo gioco. So che puntare al 100% di un gioco, quando lo giochi per la prima volta, non è che sia la cosa più facile del mondo, questo va detto. Ok, perfetto, qua un po' di spillette. Ok, qui. No, fuck, c'era la nuvola. Ok, e qua questo, good. Vediamo. Ah, minchia, no, questi li odio. C'era anche nel primo Yoshi's Island questi nemici svolazzanti. Ok, stiamo un po' attenti a non farci colpire. Qua, perfetto. Qui c'è nulla. Qua prendi questo, mangiati questo. Ed entra nel tubo se può entrare, ma non può entrare. Perfetto. Ok, c'è anche questo. Qua sicuramente c'è qualcosa. Ok, ti ho beccato, faccia di chiulo.
Qua, un fiore. Uno smiley flower. Ok. Qua posso entrare? No, non posso entrare. Là sotto c'è un tubo da far comparire. Qua, tu cominci a morire, tanto per cominciare a dirne una. E beccati questa, grandissimo. Ok, qua ancora un po' di gomitolozzi. Gomitolozzi. Sicuramente lì si può entrare in quel tubo. Guarda, sono abbastanza sicuro di questo. Quindi, però, prima andiamo magari di qua a vedere cosa c'è. Ok, vediamo un po'. Sì, che si fa? Si può tirare questo. Ok, si sono tutte ciclate le piante. Immagino che si possa fare un qualcosa del genere. Ovviamente qua con i gusci, cioè con i gusci, con le cose grosse si faceva prima. Tipo così. So che io avevo tutte le altre davanti, quindi non potevo farlo questa cosa subito. Ok, grazie al telefono che mi suoni. Ok, good. Perfetto. E vediamo adesso cos'altro Seppo fa. Wow, mangia, grandissimo. E vediamo un po' se in quel tubo lassù si può entrare, perché ho ben l'impressione che si possa. E vaffanculo, cazzo di telefono. Ok, facciamo una bella cosa. Volevo semplicemente vedere se su di qua si poteva entrare. Non si può entrare e stavo anche per morire, tra l'altro. Oh madre. Qua nemmeno. Ok, cominciamo a far comparire un po' di roba. Perfetto. Stiamo attenti a non cadere. Good. E basta, telefono di merda, rotti i coglioni, porca troia. Te lo dico, Perfetto, qua troviamo. Ui, allora. Mamma mia. Troviamo ancora un gomitolo. Molto bene, molto bene. Molto, molto bene, molto, molto bene. Oh, qua cosa c'è? Salve. Oh, ciao. Un po' di roba. Molto good. Tra l'altro, minchia, già quasi 20 minuti che giochiamo. Ma che è? Ma quanto durano sti... No, questi li volevo ingoiare. Vabbè, qua tanto c'è questo. Oh, solo uova giganti? Ma fa chi è? In realtà questo ci rende la vita molto più facile, come potete vedere. Si attraversano più... cioè, attraversa anche le piattaforme, il gomitolo gigante. Quindi è più faico. Ok. Potete vedere quando attivati due in un colpo solo. Ok. Qua c'è null'altro? No. Good. Perfetto, vediamo se qua in mezzo c'è altro. No, qua in metà? No. Chissà come mai ho l'idea che qua in metà in qualche modo ci debba essere qualcosa. Non ne ho la più pallida idea, ma forse è una mia supposizione inutile. Ok. Attivate tre? Grandissimo. Ma vaffanculo, ok, perfetto. Tu vieni qua. Tu vieni qua che ti mangio. Mote magno, qua in metà non c'è nulla. Però ho visto un passaggio su di qua. E a me non mi fregate. Oh yeah. Oh yeah, delle spillette. Good. Perfetto, qua in realtà non c'era nessuna toppa timbro. Non c'era nulla da raccogliere, però non fa niente, non fa niente. Ok, qua aspettiamo un attimo. Mi suggiavo prima. Fuck. Ok, ho attivato quello senza volere, però va bene così. Ok. Attiviamo ancora queste. E ancora questa. Ok, mangiamoci tutti questi belli Shy Guy colorati. Ok. E vieni qua. Qua c'è qualcosina di nascosto. Ma basta, telefono di merda, rotti i coglioni. Te lo dico tutta l'anima. Devo mettere silenzioso sto cazzo di telefono o no? Mi ricorderò mai un giorno di farlo. Ok, qua quarto fiore. Quindi questo vuol dire che li ho trovati tutti finora. Ok. Quando mi ricorderò poi di mettere silenzioso al telefono una volta durante la registrazione sarà sempre troppo tardi, sempre troppo tardi. Ok, qua tu vedo che vuoi morire e tra l'altro andiamo su di qua, c'è un passaggio secret. Vai su di qua, yeah. Ecco qua, abbiamo avuto tutti i gomitoli di lana di questo livello, quindi un altro Yoshi è assicurato. Perfetto, qua vai, distruggi tutto. No, quello che ho mancato, cazzo. Ok. Vai. Prendi un po' di gomitolozzi. Qua c'è qualcosa? No. Finora sembra andare bene questo livello. Meglio di quello di prima che mi ha mancato. Ah! E tu dove pensavi di scappare, Dove pensavi di scappare? Maledizione. No. Ok, ho preso tutto. Sì. Ho preso tutto. Yeah. Non vorrei dimenticarmi qualcosa, però
saltiamo sulle piattaforme quando ci sono, però, perché sennò, sai, non è mai bello saltare giù così al volo. Ok, qua, sì, cominciamo a attivare quelle mentre ci siamo, queste le attiviamo così tu mangia questo, grandissimo, e quella attiva, no, fuck, voglio attivare tutte perché non vorrei che magari mi attiva qualcosa, ok, perfetto, perché magari ci rileva qualche interruttore proprio all'ultimo quando abbiamo attivato tutto, no, però in realtà non è stato così, va bene, ok, qua, adesso, sono già tutte attivate queste, va bene, ok, tutti i fiori, mi manca ancora, no, no, fuck, non ci posso credere, non ho visto quello, cioè avevo preso tutto adesso e c'ho la vita mangiata, porca troia, minchia che palle, non c'era il nemico alla fine, non l'ho visto, si è confuso con lo scenario, quindi questo livello va rifatto, perché? Perché non ho il 100% della vita, bravo, complimenti, vabbè, tra l'altro però i collezionabili però li ho raccolti tutti, cioè mi sono solo un po' seccato la vita, ma vaffanculo, questo era il 100%, vabbè. Comunque, nella mia testa è 100% questo. Ok. E quindi niente. Minchia, di nuovo 23 minuti di registrazione quasi. Ok. Qualcosina devo tagliare, però insomma, siamo sui 20 minuti. E quindi niente, io... Niente, finiamo questo livello. Vediamo ancora quale Yoshi ci dà... Quale Yoshi abbiamo sbloccato in questo livello. E poi... Ah, tra, ti ho raccolto 100 toppe timbri. Ecco dei nuovi timbri per te. Ok. Miiverse, solita cosa. Ok. I gomitoli di Lana si ricompongono per darci che cosa? Yoshimuka sembra. Yoshimumu, ok, perfetto. Quindi nel prossimo livello, nella prossima parte andremo a usare Yoshimumu e andremo appunto a iniziare il livello 1-6. Però per questo episodio direi che può essere tutto tranquillamente. Noi ci salutiamo, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare e a condividere il video se vi va. Appunto ci salutiamo e ci vediamo al prossimo episodio di Yoshi's Woolly World per Nintendo Wii U. Quindi alla prossima ragazzi, ciao ciao.